si tratta di una scienza sociale di cui sono state date molte definizioni. Noi ne prendiamo una che è pubblicata in un testo che si chiama Introduzione all'economia del nuovo umanesimo, che questo c'è in italiano, edizioni Multimage, che dice questo: l'economia può essere definita come la scienza che si occupa della maniera in cui si amministrano determinate limitate risorse al fine di arrivare a produrre beni e servizi e di distribuirli tra i membri di una determinata società affinché li consumano e godano. C'è una definizione ancora più precisa del 32 di tale Lord Robbins, che dice che la scienza dell'economia è lo studio del comportamento umano visto come relazione tra fini e mezzi limitati e suscettibili di usi alternativi. Ovvero sia, l'economia dovrebbe essere, cioè è una scienza riduzionista, quindi se l'economia è una scienza lo è anche la giurisprudenza, come lo è anche la sociologia o la storia o la storiologia, per cui parliamo di quel campo di scienze, perché sicuramente non è una scienza naturale come la fisica. Questo è importante dirlo, perché invece ultimamente si atteggia proprio a scienza naturale, ponendo delle leggi, cioè il momento in cui la fisica stessa ha introdotto con la meccanica quantistica l'importanza dell'osservatore nella determinazione della realtà, quindi è diventata fenomenologica, l'economia è la scienza più, diciamo, deterministica, almeno fa parte dell'economia, che mette le sue leggi come se fossero veramente delle leggi universali della fisica, basandosi però su dei postulati o dei paradigmi che poi andremo a vedere e proveremo un attimo a svelare. Per cui, se si parla di scienza, si parla appunto di una scienza come può essere anche l'economia domestica, infatti l'economia domestica, che dovrebbe aiutare a capire come gestire quelle risorse che sono limitate. Ma a gestirle come? A gestirle a partire da una volontà, da un interesse. Perché c'è l'esempio della torta, la famosa torta, e come dividerla in base ai partecipanti. Un modo più semplice è dividere le parti uguali, però se ci fossero dei bambini, dei diabetici, delle persone un po' in carne, persone che hanno, invece non mangiano da 3 giorni, eccetera, eccetera, l'economista dovrebbe aiutare a dare la fetta più opportuna a ciascuno in base alle sue reali necessità per ottimizzare quel bene torta che per alcuni è dannoso e per altri no, per esempio. Quindi l'economista dovrebbe essere questo, e in sé la cosa è anche abbastanza complessa e interessante. Quindi non è che adesso siamo contro l'economia, però diciamo che in ogni caso è una scienza operativa al servizio di un'intenzione, di un modello sociale, di un valore. Quindi per esempio un economista al servizio di una società teocratica medievale, con le stesse nozioni di economia, potrebbe fare delle cose diverse da un economista al servizio di una società ultraliberista dell'Europa del 2000 e così via. Perché è come un punto di vista al servizio e è computazionale. Non, una teoria economica in sé non dovrebbe avere come delle aspirazioni. Questo è abbastanza chiaro. Oggi invece l'economia, pur mascherandosi da scienze, è basata su una serie di dogmi. Nel senso che, specie dagli ultimi 20 anni in poi, dagli ultimi 30 anni, uscite fuori proprio delle teorie economiche, sì, addirittura si chiamano neoclassiche, questo per proprio che postulano, come partono da alcuni assiomi che si danno per evidenti e che non si capisce tanto bene su cosa sono basati. Adesso proviamo a vederne qualcuno, giusto per vedere come questi assiomi ci sono stati inoculati. Faccio un esempio di una. Tutti noi abbiamo studiato la retta, la geometria o il quadrato o il triangolo, però a un certo punto uno scopre che esistono altre geometrie, che una retta, cioè per esempio per due punti potrebbe passare più di una retta in una geometria non euclidea, eccetera, eccetera. Allo stesso modo, così come ci è stata insegnata solo la geometria euclidea, ci sono state proprio, siamo stati bombardati con alcune credenze che sono quelle su cui si basano i paradigmi attuali